Ben a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, sono Shilby e oggi questo è un video possiamo dire inaspettato, cioè non era programmato, infatti sto anche in pigiama a farlo, perché stavo a cena e mia madre mi fa: "Senti Sala, hai visto il video di Collovati che non so a che trasmissione Rai fosse, però vabbè, Collovati perché non lo sapesse è un giornalista sportivo in cui ha affermato qualcosa sul fatto che le donne non possono parlare di tattica calcistica. Io adesso non ho visto il video, ho visto solamente qualche commento sotto il video. Più o meno ho capito quello che stia dicendo, però voglio bene capire quello che ha veramente detto. Quindi vediamo il video insieme e ve lo metto qua. No, no, è una ragazza molto Sara, sì, simpatica, io che amica, però sbaglio, io quando questo sento una donna, poi anche una moglie del calciatore, ma questa è la mia opinione, sì. parlare di tattica, mancano gli esterni, mi si rivolta allo stomaco. Cioè, Perché ma sei uno sporco non maschilista, ce la sei faccio, maschilista. non Anche tu ce la sei uno faccio, sporco maschilista. perché se tu parli Non fa della competenza, partita, com'è andata, così bene, ma non puoi parlare di tattica, perché una donna non capisce come un uomo, no, però, non c'è questo, niente da no, fare. Questo, No, questo, no, ma no, cosa stai no, dicendo? Cucina e basta. Vabbè, se la metti giù così. Prima scherzoso, mettiamola voglio così, battere, perché ci sono calciatrici se la mettete giù, sì, se la mettete giù così, ma allora no, io parlo di tattica, la ma donna dimmi una non. calciatrice, Madonna. allora cosa fa sul terreno di gioco? Una Ma esatto, calciatrice se uno non ha giocato non capisce, allora ma una donna che ha giocato, che sa di calcio, allora che ha visto tanto le calciatrici qualcosa sanno, ma non al 100%. No, vabbè, ragazzi, cioè, ma che cosa ho appena visto? Ma che cosa ho appena visto? Ma che veramente? Ma poi è bellissimo quando fa. Io parlo di tattica. Cioè, così, come per dire, la donna mentalmente non ci può arrivare. Ma stiamo scherzando? Ma la cosa bella sono i commenti. I commenti, perché Collovati ha detto quello che pensa il 99% della popolazione maschile, da quello che io leggo sotto i commenti. È qualcosa di veramente vergognoso. Adesso li leggo con voi. Questo qui che fa? Non capisco perché questa ipocrisia. Collovati ha ragione. Le donne e gli uomini hanno gli stessi diritti, ma l'inclinazione naturale per de determinati settori è evidente. L'inclinazione naturale. Alza le mani. Alza le mani. Scusami, guarda. Io sono donna, quindi di cosa devo parlare? Trucchi, vestitini, gonnelline. L'uomo invece può parlare di sport. Poi se è casualità c'è un uomo che trucca una donna, allora è gay. E se c'è una donna che invece parla di sport è lesbica. Notiziona, io non sono lesbica, quindi c'è qualcosa qui che non quadra. Ma c'è veramente certa. Questo qui che fa? Vabbè, credo che Collovati abbia ragione da vendere, vabbè. Ce lo vedete un uomo a parlare di pizzi e merletto oppure di smalto? La stessa cosa una donna che parla di tattica calcistica oppure dei motori. Ci sono argomenti maschili e argomenti femminili. Allora, io sono una donna, io non mi trucco, non ci capisco niente di trucco, non capisco niente di smalto. Sì, ok, ho le unghie rifatte, ho fatte un mese fa, non so neanche come si chiama quello che ho fatto alle unghie, non ne ho la più pallida idea. Credo di avere il gel, ma non sono sicura neanche al 100% per farvi capire a che punto sto. Io non mi metto le gonne, non mi metto le calzettine, le scarpine, però sono una donna, quindi c'è evidentemente c'è qualcosa di sbagliato. Cioè, sono un uomo, non capisco perché sennò com'è possibile. Cioè, non posso parlare di tattica calcistica perché sono una donna. Oppure di motori. Io conosco qualcuno che invece è donna e parla di motori. Poi io ammetto di non capirci niente, ma perché non mi interessa? Ma perché non mi interessa? Se a me piacesse, se io fossi veramente interessata ai motori, alle macchine, alle moto, a quello che vi pare, io potrei tranquillamente mettermi lì a parlare di motori, ma come se una donna qualsiasi che fino adesso non è interessata al calcio, magicamente dicevo, voglio interessarmi al calcio, inizia a studiare il calcio, le tattiche calcistiche, poi è in grado di parlarne. Perché non è una cosa, come diceva quello di prima, l'inclinazione naturale. Cioè, ma che stiamo scherzando? È una cosa che se a me interessa, semplicemente io posso parlarne, basta avere un po' di cervello, cosa che non ha la gente che ha fatto questi commenti. Perché è una cosa veramente incredibile, è una cosa incredibile. Cioè, io non ho parole.
Veramente, no, questo qui che fa, questo non è un commento macista, ci sono cose in cui le donne ci sono obiettivamente superiori, ma l'esempio che fa questo, una volta ho provato a pulire il cesso, mi sono rotto il polso. Io veramente non ho, sono veramente basita. Collovati eroe moderno. Nessuno si chiede come mai le donne vogliono fare tutto quello che fanno gli uomini e fare gli stessi lavori che fanno gli uomini. E agli uomini non fotto un cavolo assoluto di argomenti o questioni tipicamente femminili. Io chiamo sto ragazzo Tommaso Lombardi a commentare per spiegarmi quali sono questi lavori che fanno gli uomini e che le donne non possono fare, ma che vogliono fare. Veramente non lo capisco. Cioè io, no, veramente, poi ho visto un video di risposta al video, a quello che ha detto Collovati, di uno che dice, tra l'altro di tattica, le donne non capiscono nulla, e lo sanno, 20 anni per spiegare il fuorigioco, 20 anni per spiegare il fuorigioco a una donna, figuriamoci il 4-2-3-1 o la difesa alta. Ma infatti non si sono mai cimentate in commenti tecnico-tattici perché le donne sanno benissimo fin dove possono arrivare. Ergo Collovati ha ragione perché lo dicono i fatti e non lo dice lui, i fatti. Io chiedo veramente, fatemi vedere sti fatti perché non lo capisco. Ma la cosa bella è fa 20 anni per spiegare un fuorigioco a una donna. Ma non è che magari sei te che non lo sai spiegare fuorigioco? Non ti è venuto sto dubbio? Perché io mi sembra che l'abbia spiegato qualche volta, di averlo spiegato qualche volta nella mia vita. E mi sembra che mi hanno capito subito. Quindi forse sei tu che non sai parlare e non sai spiegare il fuorigioco. Ah, poi, quindi le donne si fermano, quando stanno facendo commenti tattici, si fermano prima di entrare in un territorio che non le appartiene, perché ovviamente non possono parlare di calcio, ma possono parlare solamente di trucchi. Quindi io il prossimo post partita inizierò a parlare un po' della partita, dei colori delle maglie, dei giocatori, se mi sono piaciuti, se hanno giocato meglio i rossi o meglio i blu. Però per iniziare a parlare di tattica interrompo il video, perché ragazzi scusate, io sono una donna e quindi vi comunico questa cosa. Comunque il canale andrà così d'ora in avanti. Cioè, veramente, io sono, non ho veramente parole. Quest'altro pure, cioè, è come se un uomo si mette a parlare di trucchi o di uomini e donne stessa cosa. Lasciateci il calcio e parlate di trucchi. Io ve l'ho detto un secondo, io non mi trucco, non ci capisco un cacchio di trucco. C'è un mio amico che si trucca, si mette lo smalto, tutto quanto, e capisce meglio di me. Quindi qua c'è un'inversione dei sessi. Cioè, se siamo sbagliati è lui, non lo so. Mo lo chiamo e gli dico, guarda, tu non puoi parlare dei trucchi perché sei un uomo, quindi devi informarti meglio sul calcio, insegnami qualcosa sul trucco, almeno io sono abbastanza informata per essere una donna. Basta i commenti perché veramente c'è una cosa allucinante, veramente allucinante. Anzi no, perché mi ricordo che c'era un altro, dei commenti vicini, ecco, Collovati re del mondo. Cioè ragazzi, questi dicono Collovati re del mondo, ma la gente stolta che... Cioè veramente nel 2019 ha ragione, le donne che parlano di calcio non si possono sentire. Questo fa la verità, però è dolorosa, dolorosissima. Talmente dolorosa ragazzi, mamma mia. No, veramente, io... Cioè, non so se ridere o piangere per un'affermazione del genere. È veramente una cosa che... Veramente, come diceva nel video che ho fatto vedere quella signora che diceva appunto a Collovati, ma scusami, se una ragazza gioca a calcio saprà qualcosa di tattica, no? Saprà qualcosa di tattica. Magari io non so tantissimo di tattica, ma una ragazza che gioca a calcio saprà la tattica del gioco, no? Lui fa, no, però un uomo non la saprà mai come un uomo. Ok, benissimo, benissimo. Per favore ragazzi scrivete nei commenti quello che pensate voi, perché io sono basita. Sto video è già 9 minuti. Basta, se no viene troppo lungo. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Lasciate un commento per favore. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo video.